Ringrazio Alvaro che ci ha anticipato una ricerca a cui si è appassionato particolarmente, questa del fondo ricomparte, che ci dice non solo quello che giuridicamente è stata la resistenza, il riconoscimento dei partigiani, eccetera, ma anche l'evoluzione giuridica successiva, con cioè una storia del dopoguerra, diciamo così, dal punto di vista dei funzionari ministeriali e delle associazioni combattentistiche d'arma e dell'ABI, che lavoravano anche giuridicamente per poter ottenere attraverso i gradi e così via un miglioramento delle modeste pensioni che prendevano, cioè per la precisione storica nelle Marche durante la resistenza c'è una sola divisione, che è la divisione Garibaldi-Marche. Poi, diciamo, giuridicamente noi troviamo una serie di altre divisioni che sono, diciamo, create anche per questi scopi. Diciamo, è bene distinguere la storia della resistenza, da come è stata fino al 44, dalla memoria e dalla ricostruzione a certi fini che sono importanti anche da conoscere. Rimango sempre del desiderio, che spero che se pubblicheremo gli atti Alvaro ci vorrà soddisfare, qualcosa, diciamo, sul tema assegnato, perché era la geografia proprio della lotta partigiana in quella zona che ci interesserebbe, diciamo, ancora di più, magari in un'altra occasione. E adesso do la parola. Allora, il nostro compagno caro è uno dei principali editori di Alfredo Caimmi e ci... l'unico grande, diciamo, che ha pubblicato diverse opere, però oggi ci parlerà di uno particolarmente che lui ha curato, perché è nel tema, diciamo, perché abbiamo scelto qui di fare questo incontro. Lo abbiamo scelto perché nell'ultima fase della sua vita Vilfredo ha abitato qui in via Scrima, ma anche, diciamo, nella gran parte della sua vita precedente, o fa quasi tutta, diciamo, tranne il periodo di Torrente, diciamo così, è stato nella zona del Piano, quindi via Macerata, che era la zona del Piano, e quindi questo romanzo, che è l'ultimo che è stato pubblicato, ma probabilmente, forse, scritto tra i primi, è stato curato nella edizione da... insomma, ti do la parola, ti spieghi tutto tu. Buonasera a tutti. Sì, no, io non parlerò così come loro di una grande storia, parlerò di una piccola grande storia, la storia di Vilfredo Caimmi, abitante del Piano. Noi stiamo, penso, proprio in un, così, proprio poggiamo i piedi e guardiamo, se guardiamo di fianco a noi, proprio nel punto dove si svolgono i fatti raccontati in questo racconto, che secondo me non è un romanzo, è una testimonianza di quello, quasi un diario di quello che accadeva quasi tutti i giorni in questo piccolo grande spazio, lo chiama Rione Vilfredo, ma in effetti erano poco più che quattro case popolari, le vedete qui sulla copertina, quelle che sono qui dietro. Io non ho avuto il coraggio oggi di andare a vedere se ci sono ancora dietro il casermone, dietro questa casa bianca grande che c'è qui, che è seconda metà del 1930. Il Podestà di Ancona offre, fa costruire queste prime case popolari e le dà agli sfollati anconetani, cioè gente non sfollati perché sfollati, sfollati perché non avevano i soldi, sfrattati perché non avevano i soldi per pagare un affitto, quindi erano chiamati sfrattati e vengono posizionati in questa zona. E dietro di questa, si può dire, questo complesso, di questa casa bianca, il casermone, penso che a memoria si possa ricordare, dietro ci sono delle casette ancora più umili, ancora più piccole, ancora più, una porta e una stanza, una cucina. E qui si svolge tutta la storia, si svolge. Vilfredo racconta di quello che accadeva in queste case. Il racconto
è favoloso, cioè non so cosa dire. Il compagno, si possono chiamare compagno di amore per Vilfredo, citava Vilfredo come poetico nelle sue cose. Io non ho fatto altro che sottolineare e citare gli inizi di ogni capitolo o le fine. La luna pietosa lo raggiunse, gli porgeva la coperta d'argento. Non so, raggi di sole filtravano dalle imposte sconnesse e la piccola stanza fu scarabocchiata di luce. È geniale. Un giorno lacerato, con le labbra rotte, impaziente di morire, lasciò il posto alla notte che si guardava attorno spaesata e impaurita. Sono poesie, sono momenti molto molto lirici in un racconto fatto di un molto crudo, molto vero, molto... Qui ci voleva un sociologo, non io, povero meschino, a raccontare di questo che c'è scritto qui dentro. Cioè, qui c'è una società post-bellica che vive nell'indigenza, nella povertà, dove ogni mattina una piccola comunità, dai bambini alle donne, agli uomini, ha un compito preciso, quello di procurarsi il cibo per mangiare. Anche oggi lo dobbiamo sfangare. Io sono napoletano di origine, so cosa vuol dire quando 1,5 milioni di napoletani la mattina si sveglia, trova 7-8 figli che ancora dormono sui letti e deve uscire di casa per andare a trovare qualche fesso per guadagnare 4 soldi per dargli da mangiare. I protagonisti di questo racconto invece si armano di sacchi, gli uomini, diciamo, i più robusti, quelli più in forza, perché vanno a raccogliere ferro, lamiere, rame, quasi attuale come oggi, e per poterli poi rivendere ad un ferrivecchio, diciamo, un elemento del quartiere stesso, di questo quartiere stesso, che era il più ladro di tutti, perché loro poi andavano a rubacchiare o a trovare queste cose, ma il ladro vero era quello che poi gliele ricettava, quello che gliele comprava e gli dava sempre la metà della metà di quello che era il valore di queste cose. Le donne e quasi anche i bambini andavano invece alla discarica, ogni giorno, quasi tutti i giorni, andavano alla discarica per raccimolare attraverso la raccolta nella discarica cose da mangiare, poche volte, perché cacao, uno dei nomi dei bambini, per esempio, mangiò della discarica un cacao scaduto e non so quanti giorni stette all'ospedale con il mal di pancia, ma soprattutto vestiario, scarpe o quant'altro, anche lì si poteva trovare materiale come ferro, plastica non sicuramente, però vetro e via dicendo, che potevano essere scambiati o utilizzati da queste persone. Ovviamente questo fatto della discarica faceva di queste donne, di questi bambini, degli esseri molto puzzolenti, e nelle case, racconta Vilfredo, quando entravi in una di queste casette, la prima cosa che si sentiva era proprio l'odore della discarica, perché ne venivano impregnate queste donne, o forse anche i vestiti che recuperavano, che si mettevano indosso, anche se lavati. C'era la fontanella al centro, e intorno a questa fontana, intorno e dentro e fuori queste case, si svolge tutto il racconto di Vilfredo. Vilfredo, quasi a flashback, parla di quello che avviene in un'abitazione, poi si ferma, va in un'altra, tutte nella stessa. Stiamo alle 8 di mattina, cosa succede da uno, dall'altra famiglia ancora. Una cosa che mi è sembrata molto strana, io non ho avuto tempo di chiederglielo, perché io lessi questo libro nel 2003, mi pare, quando corressi le bozze. Però una cosa è correggere le bozze, mannaggia la miseria, è una cosa, io l'ho letto anche questi giorni, l'ho riletto, è la terza volta, perché la prima volta sicuramente non avevo capito niente, era solo la gioia, la felicità, il piacere di pubblicare ancora per quest'uomo un po' burbero, che tra l'altro mi faceva delle cighe tremende, perché il freddo non era dolce, mi pare che l'ha citato lei o lei, insomma non era una persona dolce, era una persona giusta, era un giusto, e quando si incazzava, parlando piano sottovoce,
sapeva urlare anche sottovoce, perché probabilmente così si faceva in montagna, per non farsi sentire. E in quel suo andare, lei dice, un po' bassino, io sono diventato negli ultimi 2 anni più basso di 6 centimetri. Il freddo probabilmente era molto più alto, e i suoi compagni d'arme l'avranno conosciuto, non dico alto, biondo con gli occhi azzurri, ma sicuramente era un uomo non piccolo, perché era robusto, ma sicuramente quel fatto di perdere i centimetri nell'incurvarsi. Io negli ultimi 2 anni ho perso 6 centimetri in 2 anni. Il freddo probabilmente, con quel suo camminare rasente i muri, non so se ve lo ricordate, con le mani dietro la schiena un po' curvo, quasi a stare attenti a non dover incontrare qualche brutta persona o qualche d'uno armato dietro l'angolo, era probabilmente piccolino in quel senso, perché era chiuso in sé, era molto chiuso in sé. E quando non arrivavo tardi al Bardante, perché noi avevamo l'appuntamento tutti i giorni, io venivo giù da Senigallia tutti i santi giorni, lui con la sua macchinetta proprio spericolatamente si buttava sulla statale dalla sua casa, attraversava la statale e veniva giù da Dante. E se io tardavo, non dico 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, ma 3 minuti, era lì pronto a darmi la cinghia, sempre con quel suo urlare ma sottovoce. Ma ti pare questo il modo? Ma è il momento, è da qui, sto qui da 10 minuti. E poi si prendeva il caffè, non si parlava quasi mai. Rogero ogni tanto mi dice, ma cosa ti raccontava? Niente. Il freddo non raccontava niente, l'intervista che gli ha fatto è stata una fortuna, probabilmente che sia un po'. Probabilmente l'avete preso tra due fuochi, l'avete stordito con il vino, perché Vilfredo non parlava molto delle sue cose. Ricordo solo che quando raccontava che si buttò, quando vide nell'ombra del mattino, nella nebbia, qualche ombra di qualcuno che passava fuori questa casa dove loro stavano, dove lui stava con i suoi compagni a Sant'Angelo, urlò, compagni, compagni, c'è qualcuno fuori, alzatevi, alzatevi, sveglia, sveglia. E quando lo raccontava, anche se sottovoce, faceva lo stesso tono che ha usato probabilmente in quella mattina. Poi lui si buttò con un suo compagno nella finestra, la sfondò e rotolò giù, probabilmente passando in mezzo alle gambe dei fascisti o dei tedeschi che stavano lentamente o arrivando alla casa per poter sparare poi a tutti. Ecco, questo era. E qui dentro Vilfredo usa un linguaggio che era il suo, sembra quasi che racconta pezzi e bocconi, una storia immensa di un'umanità che viveva proprio in questa. Io prima sono andato, cercavo il coso per il parcheggio, ho sentito la voce dei bambini che andavano alla fontanella o delle donne, e non lo so, mi è sembrato quasi di sentirle queste voci, di riviverle, perché è così vero quello che lui dice, ma non perché solo come lo dice, come lo scrive, ma proprio perché è quello che racconta, che sembra disumano, ma fa capire come l'umanità, come due di queste persone, per esempio, che frequentavano le scuole serali, erano i compagni che avevano capito che bisognava studiare, che bisognava prendere la quinta elementare, che bisognava andare a lavorare in città, perché finché fossero rimasti qui ad andare in giro con i sacchi a rubare, o racconta del rubare le galline ai contadini, le guerre tra i poveri, tra contadini e loro, e questo popolo di poveri in questa zona, era una guerra tra poveri, che uno dei personaggi ovviamente dice, ma vedete come fanno presto, ci fanno fare la guerra, perché noi, i nostri padroni, sono quelli che ci hanno relegato qui, i cui padroni dei contadini sono quelli che li affamano, e per un pollo che noi gli rubiamo, loro sono messi in difficoltà, perché il padrone a sua volta si rivarrà su di lui. Quindi c'era una lotta sociale, un disagio sociale che viene fuori da tutto il romanzo,
e che io non vi racconto come finisce, perché ovviamente non si può, non si può, però non incomincia e non finisce, c'è questo di bello, perché è una storia che continua sempre, ovviamente oggi in altro modo, con altre povertà, con altre situazioni sociali, ma comunque è un libro che incomincia e finisce nella sua completezza, cioè è come dire la parola sociale, sociale è tutto e niente, la società, gli esseri umani, l'umanità che ci sono in queste, cioè, in queste persone, ovviamente è un'umanità che va al di là della povertà, che si riscatta, si riscatterà, perché sicuramente siamo nel dopoguerra, sicuramente siamo in un momento in cui la società avrà bisogno di manovalanza, e quando loro, poveri, avranno capito che è ora, spronati, addirittura metteranno su una scuola. C'è il problema degli insegnanti, come c'è oggi, tutti si offrono a fare gli insegnanti, persone di fuori però, ovviamente dalla città, che loro coinvolgono a fare gli insegnanti, per insegnare ai bambini, ma non solo, ai grandi, alle donne, qualcosa per dire dopo andiamo in 26, andremo a fare l'esame per la quinta elementare, cioè il riscatto sociale di queste persone li porterà poi a diventare manovali. Penso che questo sia il finale continuo di questo romanzo, come lo è per La notte senza topi. Va bene così, eh? Quindi leggetelo, leggetelo, vi consiglio di leggerlo, perché è una cosa importante.